Salve a tutti, sono in compagnia di Carolina Costa che si è appena laureata campionessa italiana juniores nella categoria più 78. Beh, tanti sacrifici per raggiungere questo obiettivo. Abbastanza. Raccontaci la tua giornata tipo. La mia giornata parte innanzitutto andando a scuola, perché senza il primo piano c'è la scuola. Mi sembra giusto. Dopodiché allenamento, quindi palestra. Poi in questo periodo soprattutto ho dedicato il mio tempo ad allenarmi, anziché magari alla mia età uscire, fare altri miei hobby. Quindi in questo periodo scuola, palestra, così. Bene, sono stati dei sacrifici che ne valsa la pena farli, no? Sì. Mi sbaglio? Dopo 3 anni, sì. Bene. Ritorno a essere campionessa italiana. Qual è stato l'incontro più difficile di oggi? La finale, perché ho combattuto contro un'avversaria molto più dinamica, aveva molto più esperienza alle spalle, quindi anche se era una 78 kg che poi è passata ora ad oltre, quindi la sua prima gara, e quindi l'ho trovata molto più sveglia, più movimento, più dinamica. Bene, allora gli obiettivi nel futuro sono quelli di imporsi a livello internazionale, no? Sì. Bene, la chiamata arriverà sicuramente, se non è già arrivata. Speriamo. Ok, allora ti facciamo il nostro in bocca al lupo. Crepi. E come di consueto possiamo concludere le nostre interviste dicendo il nostro motto, lo diciamo insieme: Italia Judo!